delle energie rinnovabili. Noi oggi Beh, oggi veniamo è fondamentale. chiamati a esprimere pareri sui nuovi impianti sulle energie solari, sulle energie fotovoltaiche, sulla base di cosa non si capisce, sulla base di un documento di Beh, programmazione che consideriamo non che sono esiste. stati però bloccati per un po' perché alla regione qualche pasticcio è stato fatto in Ma passato, infatti eh. noi Cioè, ha diciamo bloccato quello che era uno sviluppo, la oggi regione l'agenzia siciliana. è uno strumento di pianificazione. Noi l'agenzia elaborerà il piano provinciale per le energie, lo farà in raccordo con il piano regionale per le energie, ma si affronteranno tante questioni che purtroppo ci sarà un tavolo tecnico dove queste questioni possono essere affrontate. Vi dico l'ultima, dove ci sono miriadi di richieste per un mega di impianto di fotovoltaico, mi dice un imprenditore, ma perché fare tutti i nostri tetti, farli diventare tutti fotovoltaici, quando oggi basterebbe un campo di pochi ettari, produrre l'energia in quel campo e poi, Famosi campi solari. E distribuirla. Quindi ci sono molti temi che vanno affrontati sul piano poi in tecnico, Sicilia siamo oltre fortunati da questo punto, produciamo molto di più quindi rispetto al per nord. noi c'è l'obiettivo dell'energia rinnovabile, però abbiamo un documento di programmazione che si doterà l'agenzia provinciale, quindi l'agenzia provinciale farà questa Ma sarà anche, pianificazione. questo te lo chiedo come cittadino, sarà anche un'agenzia che si interfaccerà con i singoli privati che desiderano entrare nel Assolutamente, momento del. assolutamente. Sarà l'organo di pianificazione, ma poi sarà anche lo strumento verso cui Quindi attrarre gestione dei servizi risorse, elettrici, tutto alla attrarre, fine. no, no, sui No. servizi, sull'energia, c'è cioè la produzione di energia, quindi sarà uno strumento che potrà attrarre anche delle risorse da investire sul territorio. Non faremo Ah, impresa, ecco. noi non vogliamo fare Ah, ho impresa, quindi è capito. chiaro che la provincia, il ruolo della Ah, provincia, beh. però tutto quello che è pianificazione, tutto quello che è efficienza energetica, tutto quello che è supporto alle amministrazioni locali, supporto al mondo delle imprese, che riguarda una sfera più pubblica, certamente lo In faremo. Toscana c'è un comune che aderendo ad una iniziativa proprio su quello che è lo sviluppo dei pannelli fotovoltaici, delle famose fonti rinnovabili, ha istituito con l'azionariato dei propri cittadini un vero e proprio processo di fabbrica e di impresa, mettendo a disposizione sia i tetti che i campi di cui parlavamo Ma proprio, pensiamo e ci anche. producono l'energia per loro e riescono pure a Ma vendere al gestore dei servizi elettrici Enel. pensate per un momento al grande patrimonio immobiliare che ha la provincia Ma regionale. Randazzo che facciamo degli Cioè, immobili di Randazzo della provincia? No, vabbè, dopo. ha un grande patrimonio, cioè noi stiamo Sì, facendo, infatti. cioè non solo era non censito definitivamente, quindi noi stiamo con l'Agenzia del Demanio, stiamo facendo un censimento, stiamo facendo la stima, pensiamo alla costituzione di una società per azione, un SGR, per la valorizzazione immobiliare, laddove si dovrà vendere si vende, laddove si dovrà dismettere si dismette, laddove si dovrà valorizzare, pensate che sono beni della provincia il villaggio Mareneve, il centro Certo. polisportivo di Camporotondo, Biondo. pensate all'area di Fiumefreddo, pensate ai tanti immobili, al cinema Rizze, Beh, ragazzi, ce n'è pure cioè, qualcuno, non sono così importanti, ma ci sono. quindi tutto questo in un grande contenitore di valorizzazione immobiliare e immaginate le scuole della provincia sono tutte le scuole superiori sono della provincia Sì, regionale, certo. quindi questo grande patrimonio anche in termini di efficienza energetica. Noi Metri quadri di tetto da sviluppare. spendiamo grandi risorse per approvvigionare dal punto di vista energetico le nostre strutture, quindi non ci sarà un tema che riguarderà anche l'efficienza non solo delle nostre strutture, ma offriremo questi servizi. Sul tema dell'energia rinnovabile ritorneremo con Libera la Mente. Un'informazione la diamo a volo perché si parla tanto di numeri, la diamo perché poi ritorneremo in studio con dei tecnici. Un kilowatt prodotto per produrre un kilowatt di energia elettrica costa circa 8.000 euro, però come impianto, però oggi ci sono dei contributi che vengono dati sull'ordine dei 40 centesimi a kilowatt prodotto e noi in Sicilia siamo abbastanza fortunati. Quindi su questo ci torneremo perché credo che, come diceva appunto il presidente della provincia regionale, Castiglione, sui temi delle energie rinnovabili bisogna approfondire e sfruttare tutti i metri quadrati possibili in una regione come la Sicilia, che grazie a Dio il sole ce lo dà ogni giorno di buona qualità. Andiamo all'ultima domanda. Ecco, mi piacerebbe fare con l'onorevole Giuseppe Castiglione la riflessione finale sulla trasmissione perché abbiamo finito il tempo a nostra disposizione su quello che è stato il nuovo insediamento alla provincia regionale, cosa si aspettava, che cosa ha trovato e soprattutto. Se possibile, dare per il territorio un primo appuntamento da poter verificare, oltretutto, soprattutto su quello che abbiamo detto in questa trasmissione, in un prossimo incontro qui a Libera la Mente.
Ma io ho trovato un'azienda, un ente sano, cioè ho trovato un ente sano dal punto di vista finanziario e questo è un grande vantaggio. Abbiamo lavorato molto alla riorganizzazione, era un ente che faceva molto ricorso all'esterno della pubblica amministrazione. Ho trovato 7 dipartimenti, 36 dirigenti, di cui 26 esterni, molte collaborazioni coordinate, quindi ricorso all'esterno. Questo ho azzerato tutto. A mio avviso, puntando molto di più, era comunque un obiettivo. Per raggiungere l'efficienza della pubblica amministrazione si pensava di fare ricorso all'esterno. Ho detto, piuttosto che 7 dipartimenti li abbiamo portati a 4 i dipartimenti, piuttosto che 36 dirigenti li abbiamo portati a 26. Razionalizzazione enorme nei costi. Non abbiamo più fatto ricorso a collaborazioni esterne, non abbiamo più fatto ricorso ad avvocati esterni, puntiamo a valorizzare le In risorse questi interne. mesi. Cioè, è stato fatto un calcolo un poco veloce, 4 assessori in meno. Voi sapete che io potevo nominare fino a 15 assessori, ne ho nominati 11, sono stato il primo che si è adeguato alla legge nazionale, 11 assessori piuttosto che 15, 10 dirigenti in meno. Quando hai risparmiato? Ma questo ci ha portato un risparmio di circa 3 milioni di euro, che sono cifre importanti per un bilancio come quello della provincia regionale. Senza nessuna vena polemica, può darsi che si pensava a fare ricorso all'esterno per avere una maggiore efficienza. Noi oggi, io ritengo che abbiamo ottime professionalità all'interno della provincia regionale e quindi li valorizzeremo appieno. Anche l'attività di razionalizzazione, il coordinamento per quanto riguarda le iniziative culturali, più tutta questa attività spot che si faceva, quindi abbiamo riorganizzato la macchina della provincia. Se c'è un qualcosa che avrei desiderato trovare alla provincia regionale, certamente una maggiore progettualità, una maggiore progettazione, guardare alle risorse comunitarie per poi meglio avere già una progettualità interna, avere alcune idee in più. Questo mi avrei avuto piacere trovarle, però il fatto stesso che ho trovato un ente sano, quindi, e soprattutto ho trovato una coalizione che su questo versante mi sta seguendo, che stiamo lavorando all'unisono, avendo chiare le specificità, le peculiarità, le caratteristiche di ogni singolo territorio, quindi si sta lavorando molto tutti assieme, quindi è un ente che certamente si riapproprierà del ruolo proprio, che è quello della programmazione, lo faremo con il concorso di tutti, lo faremo con il concorso dell'istituzione locale, dei sindaci, ma lo faremo anche con la grande partecipazione dei cittadini. Sul territorio io ho già accolto l'invito che il sindaco mi ha rivolto, assieme a tutta l'amministrazione comunale, di partecipare ad una seduta del Consiglio Comunale dove si illustreranno gli interventi che si vogliono portare avanti su questo territorio. Devo dire che conosco molto bene l'esperienza di sviluppo locale fatta su questo territorio. Assieme decideremo cosa fare, su cosa investire, su cosa puntare, quali sono le priorità per il 2009, ma anche, perché no, anche negli anni a venire. Quindi Randazzo sa che io mi sento cittadino randazzese, ho vissuto un'esperienza molto bella al comitato di gestione della USL, ho tantissimi rapporti, una città che mi ha dato non solo in termini di consenso elettorale, molto affetto, ma anche tutta questa zona è certamente una zona a cui sono particolarmente legato, una zona in cui vorrei lasciare il segno su alcune iniziative. Poco fa si è ragionato su Fiume Freddo. Se penso che Fiume Freddo era stata da me venduta alla provincia regionale Famoso parco? nel 1998, io assessore all'industria ho venduto alla provincia regionale, dopo 10 anni da presidente della provincia me lo ritrovo ancora inutilizzato. Quella può essere un'area di grande Ci credevamo un aggregazione. po' tutti in quell'area. Lo so, io ci ho creduto al tal punto da venderla alla provincia regionale e evitare che ci potessero essere le speculazioni private. Oggi mi ritrovo con un'area che può diventare, anche alla luce della nuova legge sulla finanza di progetto, può diventare anche un grande contenitore, un grande,
una grande attrazione da mettere sul mercato per sviluppare nuove idee e attorno a questo poi costruire lo sviluppo del nostro territorio. Ancora c'è tanto tempo, 4 anni e passa, quindi ci si può lavorare. E, uno dei temi, chiudiamo, ti faccio questa domanda e chiudiamo, in questi giorni passati, circa 20 giorni, 30, anche 40 giorni fa, è nato su tutti i blog, su tutte le televisioni, quel processo che era Disneyland, no? Di giovani siciliani che andavano a lavorare per